Hai soldi? Soldi? Sì, soldi per il jukebox. Quando è che se n'è andato? Di un po' tu, che ora era? Era da poco terminata la TV. Lo vediamo subito, basta guardare i programmi. La rivista TV dov'è? Che ci vuoi fare? Vedere che ora era quando sono finiti i programmi. 11:30. Ed è stato qui per tutta la sera? Esattamente. In questa camera? In questa camera. E che ci fa con noi quello? Stava con lei là dentro. Noi due non siamo interessanti per lui. Chiudi un po' il becco. Già, devo sempre stare zitto, vero? Si può entrare di là? Prego. Lei ha rapporti intimi con il signor Balke? È chiaro. Come mai? Non capisco. Sapeva che il signor Balke aveva moglie? E con questo sono affari suoi. Non le ha mai parlato di sua moglie? Sì, certo. Non amava sua moglie? Amarla. Era più vecchia di sua madre. Papà! Papà! Niente. Hai sentito, Ingo? È uscito qualcuno. L'avevo chiusa dal di dentro. Andiamo a vedere in soffitta. Che vuoi farne? Corri a prenderlo! Levalo!
medico. Chiama il dottor Miller, oppure un altro, ma subito. Corri! Sta arrivando la nostra ultima inquilina, Beate. Buongiorno, signora Paca. Buongiorno, Beate. Posso presentarle questo giovanotto, il signor Klein, nostro nuovo inquilino. Come? Ha già affittato la stanza. Il signor Klein viene oggi ad abitarci. Mi fa piacere, buongiorno. Buongiorno, signorina? Shill, ma la chiamiamo semplicemente Beate, le vogliamo tutti bene. Non è vero, Beate? Lei è l'anima di questa casa. Lei mi confonde, signore. So quello che dico. Mi riferisco alla gioia di vivere che lei trasmette inconsciamente a ciascuno di noi. Davvero? Lei lo sa benissimo, mia cara. E poi basta guardare questo giovanotto. È rimasto completamente affascinato. Come sono io? Affascinato, lo vedo dalla sua espressione. Il signor Klein è giornalista e critico, la signora Schiele è attrice. Per ora senza scrittura, ma non si capisce il perché, visto il fascino che ha. Ieri ha fatto un provino, com'è andato? Avrò la risposta domani. Ah, speriamo sia buona, glielo auguriamo tutti. Lo so, signora Paca. Lei ha già 5 ammiratori in questa casa. Scommetto che adesso ne avrà un sesto. E lei l'incaricato? Sì, sono io. Ero già preoccupata, non sapevo chi sarebbe venuto. Lei sa che io sono informata? Sì, sì, lo so. Sono contenta che sia qui. La prego di rimanere con me. Vuole sedersi vicino a me. Non posso proprio chiudere gli occhi. Rivedo continuamente la scena. Helga che cade, sviene e poi muore all'improvviso. Non deve più pensarci. Lo so. Posso prenderne una? Come? Ma sì, certo. Penso di continuo alla morte. E penso che ci sia qualcuno che vuole uccidermi. E allora io comincio a tremare. Vede? Sono contenta che lei sia qui. Così mi sento bene. La mia paura sparisce. Le dispiace mettere il suo braccio intorno alle mie spalle? Avevo riposto tante speranze nel provino di ieri. Il teatro è la mia grande passione. Recitare, provare dei sentimenti, vivere. Si può vivere senza sentimenti. È strano. A volte mi sento felice. E poi, come adesso, mi sento triste. E perché questo? C'è forse bisogno di un motivo. A me succede così. C'è sempre qualcosa nell'ombra che mi aspetta. La verità o cose simili. Sono felice soltanto quando riesco a non pensare. Allora d'improvviso mi abbandono. Non sto più attenta. Ma poi eccola di nuovo. La verità. E io divento triste. E ho bisogno d'aiuto. Davvero qualcuno le ha sparato? Ha sentito rompersi un vetro della finestra. Mm? Lei si è avvicinata. Eh? E ha visto te. Me?
ti ha riconosciuto. Hai tentato di ucciderla. Ma dico, siete impazzite tutte e due. Ma perché avrei dovuto sparare a Marlene? Non direte sul serio. Marlene! Non la toccare! Non gridare così! Io chiamo la polizia adesso. Sì, chiama. Chiamala.